Io sono sereno, soldi dalla Lega non ne ho mai presi e anche la mia famiglia di soldi dalla Lega non ne ha mai presi. Così la difesa della famiglia Bossi che arriva da Renzo Bossi, il figlio del senatore consigliere regionale per la Lega in Lombardia. Mio padre è una persona pulita, totalmente estraneo a queste storie, ha detto anche l'altro figlio del senatore Riccardo. Intanto i PM di Napoli che indagano insieme ai colleghi milanesi e a quelli di Reggio Calabria sull'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito, che nel frattempo ha dato le dimissioni, hanno ascoltato in giornata come persona informata sui fatti anche la segretaria del leader del Carroccio, Daniela Cantamessa, e il presidente della Camera, Gianfranco Fini, dopo aver avuto il via libera del gruppo del Carroccio, ha dato il suo placet alla richiesta dei PM di aprire le cassette di sicurezza dell'ex tesoriere della Lega che si trovano nei locali del gruppo alla Camera. Guardi, noi abbiamo manifestato a Bossi tutta la nostra solidarietà, che va al di là delle divergenze politiche che indubbiamente ci stanno. Una mediazione tra il premier Mario Monti e il segretario del PD Bersani, con il via libera da parte anche di Alfano. Questo l'accordo sulla riforma dell'articolo 18 dopo il vertice notturno a sorpresa tra Alfano, Bersani, Casini e il premier Monti. Secondo l'intesa, i licenziamenti economici non prevederanno più il reintegro, ma un'indennità prevista tra le 15 e le 27 mensilità. Il giudice però avrà il potere di valutare se la motivazione esiste davvero e, se non fosse così, scatta il reintegro. Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari, in caso di inesistenza del fatto contestato al lavoratore, sarà sempre il giudice ad annullare il licenziamento e disporre la reintegrazione oppure il risarcimento economico. Onorevole Sereni, con la foto di gruppo di ieri notte sembra ritrovata un po' l'intesa tra le varie anime di questa eterogenea maggioranza. Ci sarà l'accordo sull'articolo 18? Ma noi rivendichiamo la serietà e la determinazione con la quale il Partito Democratico ha chiesto modifiche sui licenziamenti per ragioni economiche, reintroducendo la possibilità del reintegro in capo al giudice. Ovviamente dovremo leggere il testo, ma oggi siamo più fiduciosi. Il metodo è stato positivo. Giudico positivo il confronto sui temi del lavoro. Il Popolo della Libertà non fa questioni di religione sull'articolo 18 ed è favorevole a delle sintesi sulla questione licenziamenti. Ieri nessuno ha perso e tutti abbiamo vinto, soprattutto l'Italia, che si trova davanti un problema per lunghi anni rinviato che può essere risolto. È stata una serata di collaborazione costruttiva e di anche di ottimo clima tra noi. Presidente Di Pietro, ieri un vertice, diciamo, non annunciato, insomma quasi segreto, ma poi che è finito con tutti quanti che escono insieme, sembra ritrovata l'unità e sembra che ci sia anche un accordo sull'articolo 18. Ecco, ma voi come la prenderete? L'unità dei partiti di maggioranza è una cosa. L'unità e gli interessi del Paese sono un'altra. E per questa ragione l'unica proposta che l'Italia Valori può accettare è quella di lasciare l'articolo 18 così com'è, che non ha mai fatto danni all'economia italiana. E insomma, un'Italia delle istituzioni che non funziona, a cominciare dalla politica che si è ingrassata e che oggi si è scoperta essere anche un po' ladra. A imprese e banche però l'accordo non piace e giudicano le modifiche sulla riforma del mercato del lavoro inaccettabili. Così in una nota congiunta dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, l'Alleanza delle Cooperative, l'ANIA e anche Confindustria. Sulla benzina incide la parte fiscale, incide la parte produzione, incide la parte distribuzione. Nel Salve Italia, nel Cresci Italia soprattutto sul tema distribuzione siamo intervenuti. È chiaro che questo è un problema sentitissimo ed è una delle prime cose che, quando ci saranno le risorse, dovranno anche essere facilitate. Sì finale dalla Camera al decreto semplificazioni, 394 i sì, 49 i no e 21 gli astenuti. In mattinata però il governo è stato battuto in aula a Montecitorio su un ordine del giorno presentato dalla Lega Nord. Al Senato invece il governo ha posto una nuova fiducia, questa volta sul decreto fiscale. E quindi siamo favorevoli a che comunque ci sia un regime di salvaguardia, però l'autorizzazione preventiva sarebbe stata opportuna. Credo che sia
una bella esperienza parlamentare per dare un contributo al nostro paese sotto il profilo della semplificazione, alle famiglie, alle imprese e così via.